Allora, caro Paolo, è un po' che non ci vediamo, no? E sono successe delle cose bellissime. Ossia, ho raggiunto 48.500 visualizzazioni nel nostro sito, diciamo, e per di più Google ti ha dedicato un sito a Paolo Sanguanini. Ossia, della serie, tu adesso appari su Google, che è il motore di ricerca più famoso del mondo, dove dice che tu esisti, mentre prima tu non esistevi, no? Adesso tu esisti tramite i nostri video che abbiamo fatto e sono bellissimi, e li mette sempre in circolo e quello che piace di più è quello con il poeta e la ballerina, quello lì è quello che va per la maggiore, ma anche gli altri sono carini, ha messo in chiaro anche quello con la Guzzi che mi piace tantissimo. Ecco, oggi siamo qui, mi dicevi che è una cosa nuova da farmi vedere. Nuova! Intanto la mia domanda che ti faccio è questa: ma io esisto? Che cazzo ne so, No, chiedi a me. tu mi hai detto che, scusa, con Google esisto? No, ma esisto? Ci sono? Sì, Aspetta, adesso ci sei. aspetta Oh, che mi meno tocco. Sì, Paolo, esisto, Esiste, esisto. oh, meno Allora, io esisto. male. Oh, Allora, ti meno male. ringrazio che tu hai avuto 48.000. Io ho avuto invece 3 visualizzazioni sul telefono di mio nonno, quindi posso dire che sono. Esisto per 4 visualizzazioni. La prima mentre mangiavo la pappa, la seconda mentre mettevo le mani tra le gambe della cameriera, e le altre due è meglio che non le dico. Censuriamo, sì. Allora, il motivo per cui dopo tanto tempo è questo, è questo. Allora, io mi sono rotto le scatole di sentire dire quello è vecchio, come le vecchie, tu quanti anni hai? Mi chiedono. Dico, guarda, non mi ricordo più. Forse più di 50, meno di 100. Ma la cosa che mi dà fastidio è che in Italia e in Occidente mi vedi, riesci a vedere Sì, oppure. vai, vai. E quello che dici, che lavoro fai, quanti anni hai? Niente, io sono vecchietto, ma non mi sento più. Anzi, c'è una teoria di questo artista che si chiama Giuliano Collina. Il quale mi ha illuminato e mi ha permesso di fare alcuni disegni che poi presenterò al mio amico regista Giordano Cavacorta. Il facilismo, lui dice, cos'è il facilismo? Parola strana, semplice. È quando tutto viene reso facile. Lei è d'accordo, signora? Che ne so io? Come ben Vai, sa, vai, vai, ti seguo, ti seguo. lei che è una persona di facili costumi, è un facilista. Eh sì. Allora, cosa dice? Che grandi artisti, io essendo un artista nel senso più ampio della parola, nel senso che amo l'arte e quindi dipingo, scrivo, quindi mi posso considerare modestamente, umilmente un artista, un apprendista artista. Queste persone, e qui vi farò vedere, iniziamo con Nelson Mandela, poi vi spiegherò. Aspetta, sì, scusa, Vai. Li ho fatti ieri di getto, proprio perché voglio. Io le cose le amo fare di getto. Questo è Vai, Leonardo. wow. Sappiamo che Leonardo era un uomo intelligente, dicono che era abbastanza intelligente, poi non lo so. Leonardo. E che dice Leonardo? Fino alla fine l'arte è libertà, libertà bene supremo, perché un artista deve anche esprimersi in libertà, se no non è più un artista. Boh, io mi fermerei qui. Aspetta un attimo. Ok.